Ospiterà 7 laboratori dedicati ai giovani dai 16 ai 35 anni, dal riciclo alla web radio, dall'artigianato alla musica, oltre ad uno specifico sportello per la creazione di impresa. Ma soprattutto il centro polifunzionale del Parco Arbustella sarà il simbolo di come l'intervento della Regione Campania si muova nella direzione di favorire la riqualificazione urbanistica e allo stesso tempo promuovere politiche sociali. A ribadirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del centro e ha ricordato lo sforzo economico profuso dall'ente per finanziare i lavori, riprendendo anche il percorso di rinascita dei quartieri di Salerno, bloccato da una riduzione dei finanziamenti e dei fondi a disposizione. Insomma, davvero è, come dire, un quartiere simbolo di quella che è l'attività dell'amministrazione di Salerno. Riqualificazione urbana, un'identità urbana moderna e un'anima, cioè politiche sociali, l'aiuto ai più deboli e anche, come dire, un'attenzione particolare alle giovani generazioni. Mi pare un bellissimo intervento. Noi stiamo lavorando su alcuni progetti chiave, quelle cose che poi rappresentano una svolta in una regione, in un territorio. Un progetto di carattere generale che è il piano per il lavoro. Io sono contro il precariato e l'assistenza, io credo che dobbiamo dare ai giovani il lavoro, perché è il lavoro che ti cambia la vita, che ti consente di farti una famiglia, di comprarti una casa, di vivere qui. Contiamo di far pubblicare il bando dal Ministero della Funzione Pubblica entro il mese di giugno, è una lunga trattativa nella quale la Regione investe 120 milioni di euro. Ed un pensiero speciale arriva anche per il fronte del mare di Salerno. De Luca è intenzionato a dare uno sprint finale per completare il programma di riqualificazione della fascia costiera di Salerno. Qui dobbiamo recuperare dei ritardi a Salerno per quanto riguarda il fronte di mare. Ho sollecitato anche io l'amministrazione perché dobbiamo completare il progetto che abbiamo disegnato con Boigas, e cioè fare la spiaggia davanti a tutta la città, da Santa Teresa fino a Ponte Cagnano. Abbiamo fatto alcuni pezzi, a Mercatello abbiamo fatto il ripascimento, cioè una spiaggia già di 80-100 metri. Dobbiamo fare questo lavoro davanti al lungomare di Salerno, Piazza della Concordia, Torrione, Pastena e fino a dopo lo stadio Arechi, il porto marina d'Arechi, dove è previsto un parco verde, un parco marino davvero bellissimo. Se completiamo questi interventi, il fronte di mare, l'aeroporto, le grandi infrastrutture, noi garantiamo decenni di sviluppo e di lavoro per i giovani di Salerno e della provincia.